ogni azione viene fatta da me montando, arrivando sul cane a una ventina di metri, come in questo caso, montando la telecamera sul treppiede. Una volta fatta questa operazione e una volta inquadrato il cane e un certo spazio avanti al cane, in maniera tale che si possa vedere quando si alza il peccaccino o il croccolone, una volta fatto questo io lascio la telecamera e cerco di andare avanti al cane per far alzare io il beccaccino, l'eventuale beccaccino croccolone. In questa scena, in questo momento, ho finito di montare la telecamera sul treppiedi, il cane perfettamente immobile e il beccaccino si trova a una decina di metri dal cane. Io, come avete visto, cerco di andare avanti al cane per far vedere, per far venire bene il beccaccino nella telecamera. Come sentite c'è abbastanza vento. Tra poco si alzerà il beccaccino. Ecco, si è alzato il beccaccino, si vede che il cane lo insegue. Adesso la scena finisce e passo. Il cane cerca. Ed è molto importante in un cane che caccia i beccaccini che il cane vari molto la sua andatura. Generalmente il cane a beccaccini deve andare molto lentamente, perché l'ambiente è un ambiente particolare e difficilissimo. In questo momento, ecco, questa è una scena di un'altra ferma. L'orologio in basso segna l'inizio dell'azione. Inizio dell'azione che generalmente inizia da molto distante, come in questo caso. In questo caso ho usato lo zoom e il cane sembra abbastanza vicino, ma in realtà, se non ricordo male, il cane sta a oltre 100 metri da me. In questa scena il beccaccino è partito e non ho potuto riprendere l'azione perché tentavo di avvicinarlo. L'avvicinarsi al cane molte volte, anche se non sembra, è cosa molto difficile perché c'è molto fango, molte volte si sprofonda. Come vedete in questo momento il cane corre, ma sotto al cane c'è fango. Questa è un'altra scena del cane in ferma. L'orologio segna l'inizio dell'azione le 14:30. Io tento di avvicinarmi al cane perché anche in questo caso parto da distante. In questo momento 14:30 cerco di fissare la telecamera sul treppiede. Ricordo che in queste riprese, facendo queste riprese, io sono sempre da solo e faccio tutto da solo. Cerco di fermare la telecamera a una certa distanza dal cane, generalmente 20-30 metri, cercando di dare uno schermo, una schermata tale che se si dovesse alzare il beccaccino deve venire il cane e il beccaccino. Una volta fissata la telecamera, come al solito, cerco di andare avanti al cane. In questo momento si sono alzati dei beccaccini vicino al cane. Questa è un'altra scena in cui si parte molto da distante, il cane ha accennato a una piccola guidata e sono le 14:38. Seguo con lo zoom il cane da molto distante, io sto a circa 150-200 metri in questo momento e vedo che il cane ha abbozzato una ferma, anche se non è una ferma rigidissima, come se il cane
cercando, mi avvicino al cane, in questo momento sono le 14.39, cammino 14.40 e come al solito mi porterò a 20-30 metri dal cane per piazzare sul treppiedi la telecamera e poi andare io avanti al cane ad alzare l'eventuale beccaccino procolone. Vedete, sto camminando e la scena purtroppo è molto mossa perché c'è fango. Adesso sono arrivato dalla 14.40 sul cane, cerco di piazzare la telecamera sul treppiedi e fermare le immagini. Agisco pure sullo zoom perché per far venire la ripresa quanto più chiara possibile, e sempre tentando di dare un'immagine chiara e tentando di far venire il cane ed eventualmente il beccaccino quando si alza. Sono le 14.41 in questo momento. Ho quasi finito di fermare la telecamera. Ecco, come vedete l'immagine in questo momento è perfettamente ferma e io vado avanti al cane. Se non ricordo male, questo è un beccaccino che sta a un 7-8 metri davanti al cane, proprio a ridosso del canneto. Io incomincio ad avvicinarmi al cane. Il cane si muove appena. Accenna una timida guidata, un timido accostamento. Io, siccome in ogni scena ho urgenza a far vedere venire bene il beccaccino e impedire che si allontani di pedina, cerco sempre di concludere l'azione quanto prima possibile perché venga cane beccaccino nell'inquadratura. Ecco, in questo momento è impartito un probabile crocolone. Ritorno verso la telecamera e questa è un'altra scena che inizia da lontano alle 14.52. Sono le 14.53. Come al solito piazzo la telecamera col treppiede, cerco l'immagine ideale. A questo punto ho fermato la telecamera e il treppiedi e mi avvicino al cane, cercherò di avvicinare il cane per far alzare il beccaccino. Il cane è perfettamente fermo. Dove sta il cane c'è fango, abbozza un timido movimento, nell'avvicinare il beccaccino si deve, se gli è andato spostato il cane lo segue. In questa scena si vede che il cane cerca in un ambiente particolarmente arbusto. Il cane non potrebbe mai correre forte perché ci stanno delle canne tagliate che pungono in maniera particolare e possono tagliare facilmente i piedi del cane. In ogni caso, ecco, in questo momento il cane ha sentito qualcosa, sono le 15.19, l'inizio dell'azione. Timidamente e con molta incertezza, devo dire, si avvicina verso probabile beccaccino. In questo momento si vede che il cane, sono le 15.20, ha fermato in maniera definitiva. Io cerco di avvicinarmi,
dato l'ambiente, la telecamera vibrerà molto, dando delle immagini particolarmente scosse. Sono le 15:20. Arrivato a una certa distanza dal cane, piazzo la telecamera. Cerco di piazzare la telecamera nel modo giusto. Se non ricordo male, questi sono due croccoloni che stanno 5-6 metri dal cane e si alzeranno insieme nel momento in cui andrò io sul cane. 15:21. Lo sfondo è bellissimo, sono le colline della Lucania. In questo momento l'immagine è perfettamente ferma e io andrò sul cane, avanti al cane, per far alzare le 21 all'animale. Perfettamente ferma l'immagine, io vado piano. In questo momento si è alzato un beccaccino avanti al cane e l'ho indicato con la mano, ma il cane rimane fermo. Io lo fa, ecco, in questo momento sono partiti due croccoloni. Altra scena, il cane è già in ferma, io sono distante dal cane, sono ancora distante, sono le 15:24. Ci sarà una, al termine di questa azione, ci sarà una scena curiosa, in quanto si alzerà il beccaccino e il cane nel inseguirlo cadrà in un canalete d'acqua. Ecco la bluff, cade nell'acqua. Era un croccolone. Il cane lo insegue. Altra scena, il cane cerca. Cerca. Caccia al beccaccino è molto difficile, perché il beccaccino, dove sta il beccaccino, stanno generalmente, pasturano tanti altri animali. Questa cassetta è stata firmata in più riprese durante il mese di marzo-aprile, periodo in cui ci stanno tantissimi trampolieri, e il cane trova e cerca il beccaccino tra mille emanazioni, l'emanazione degli altri dei trampolieri che generalmente stazionano in Italia nel periodo di marzo-aprile, periodo di migrazione. Questa è un'altra scena che parte da molto distante. Come vedete sono le 13:28, cane perfettamente fermo, 13:29, vuol dire che mi sto avvicinando lentamente al cane. Il terreno è angusto e generalmente la cinepresa la spengo in continuazione per evitare che nell'immagine venga il camminare con la cinepresa e quindi vedere immagini particolarmente scosse. Sono le 13:30, mi sto avvicinando ancora al cane, il cane è perfettamente fermo, l'animale, se non ricordo male, è a un paio di metri avanti al cane. Quando mi avvicinerò al cane dovrò fare moltissimo rumore, ed è una cosa fatta apposta, perché avendo l'esigenza di far alzare l'animale, in questo caso non ho il treppiedi,
E mi avvicino al cane l'esigenza di far venire l'animale nell'inquadratura, quindi griderò come matto in maniera isterica, ma quel gridare in maniera isterica ha l'unica, ecco, vedete il cane, mi sto avvicinando, sono riuscito a gettare un oggetto davanti al cane, non si alza niente, grido per far alzare l'animale. L'anima, ecco, si è alzato. Era un croccolone. Era un croccolone. 13:31, fine della scena. 13:32, vedo da lontano il cane che accenna un'azione, ma purtroppo, come capita tante volte, questa è una scena che non darà i frutti dovuti, anche se il cane segue, fa una guidata in questo momento, ha fermato, io sono molto distante, l'animale non verrà perché io nel cercare di avvicinarmi spengo la telecamera e in quel momento l'animale partirà. Vedete, io se cerco di tenere la telecamera accesa, vibra molto la telecamera, vedete, è quasi impossibile la ripresa nell'avvicinamento. Sono canne, fango, acqua, l'ambiente è molto più angusto di quanto sembra. Questo è un canale. Ecco, in questo momento il cane ha fermato. Sono le 11:15 sull'orologio. Io sto molto distante, come al solito. Vedete con lo zoom come mi allontano. Sto avvicinando. Il cane questa volta terrà molto vicino all'animale, d'altronde si vede anche. Undici e quindici, 11:16, mi sto avvicinando lentamente al cane. Cerco di camminare piano per non far vibrare molto la telecamera. Questo è un tipo di telecamera vecchia Philips che non ha l'antivibrazione, che agevolerebbe tanto questa mia operazione. Sto arrivando a ridosso del cane con la telecamera, il cane è perfettamente fermo come una statua. Poco partirà l'animale che lo tiene molto vicino. Sono le 11:17. Il cane, quando è stato girato questo filmino, aveva 5 anni. Ecco, è partito l'animale, il cane lo insegue, si vedrà stagliata al cielo, vedete il cielo, un piccolo puntino, il beccaccino che si vede, il cane lo insegue.
cane farà un giro e ritornerà. Nel ritornare, a quella velocità inadatta, alzerà un altro beccaccino, senza fermarlo questa volta. Ecco, si è alzato l'altro beccaccino e si dà a un'altra corsa frenetica nel tentativo di inseguirlo. Qui il cane ha fatto una ferma ed è molto molto distante, sono le 11:35. I proprietari dei pointer e dei setter si scandalizzeranno a vedere queste ferme in piedi, ma questa è la ferma dell'irlandese, che ferma sempre dritto e a coda bassa. Dal punto di vista estetico il cane, che pure un bel cane, in questa immagine non, la sua bellezza non viene fuori completamente, perché il cane è sempre bagnato e completamente infangato e quindi le sue forme vengono sgraziate. Sono le 11:37 in questo momento all'orologio e io, come al solito, tento di avvicinarmi al cane. Il cane è una statua, è un soggetto che, come irlandese, ha una ferma particolarmente solida, ed è un cane che molte volte sta tranquillamente i 15-20 minuti in ferma senza dare alcuna preoccupazione. La ferma è una delle caratteristiche più valide del cane. D'altronde è un cane che, per queste sue caratteristiche, ha vinto anche diverse gare di caccia pratica ed è anche molto esperto a quaglie e beccaccio. Sono le 11:38, io mi avvicino. A questo punto devo completamente spegnere la telecamera e accenderla di tanto in tanto, perché il fango, il camminare con la cinghia presa nel fango, nelle canne e nell'acqua, renderebbe riprese impossibili e porterebbe particolarmente mosse. Comunque sono le 11:39, io mi sto avvicinando al cane. Il cane, come al solito, è impassibile come una statua. Nell'avvicinarmi metto l'audio. Questo rumore che si sente è il rumore degli stivali nel fango, il cane perfettamente immobile. Mi avvicino. Sono le 11:40. Incomincia a gridare in maniera isterica per far alzare l'animale. E grida in quella maniera, ripeto, solo con l'unico intento di far alzare l'animale nella maniera migliore possibile e possibilmente nell'inquadratura. Vedete, a questo punto, questa volta non ho il treppiedi e mi devo fermare a una certa distanza dal cane. Vedete, è partito l'animale, quando è partito non si è visto bene, il cane lo insegue. A
Questa è una scena che parte da molto lontano. Il cane sta guidando, ha guidato e in questo momento si blocca. Sono le 12:07. Questa è una scena in cui sto particolarmente distante, come vedete, dal cane. Saranno almeno 100 metri, 100-150 metri. 12:07 e pian piano il mio 12:08. Mi sto avvicinando al cane, adopero da lontano sempre lo zoom. Il beccaccino si trova avanti a quel canaletto che il cane tiene a 4-5 metri da lui, 12:09. Mi avvicino al cane, attacco l'audio in questo momento, cane perfettamente immobile, mi fermo a una certa distanza dal cane, non si alza niente. A gridare nella mia maniera isterica. Mi tra poco si alzerà l'animale. Sta subito dopo quel solco, il beccaccino. Incalzata da me, tenta un timido avvicinamento. Ecco, si è alzata. Questa scena 12:19, il cane è perfettamente fermo, bloccato come una statua. 12:20, sto tentando l'avvicinamento al cane. Il cane è fermato in un punto particolarmente insidioso di acqua e fango. 12:20. Davanti al cane, a circa una quindicina di metri, nell'avvicinarmi si è alzato un beccaccino, ma il cane continua a mettere immobile perché c'è l'animale molto, molto vicino. L'animale è un paio di metri da lui. Attacco l'audio, il cane è perfettamente immobile. Immobile, un cane che è stato un grande fermatore, lo ripeto e lo ripeterò molte volte. Grido per far alzare l'animale e malgrado le mie gride non si alza ancora niente. Mi porto proprio a ridosso del cane facendo il massimo e gridando al massimo per far alzare l'animale. Il cane che ha l'emulazione dell'animale proprio nel naso e all'animale vicino non si sposta neanche alle mie esortazioni. Sono le 12:22. Niente.
malgrado tutte le mie grida isteriche, non si alza niente. Ho lanciato una cosa e non si è alzata niente. Vai su, Ecco, ma si è era alzata. partita. Dove sta il cane? Sta un canale. Vedete il cane, ecco, in questo momento ha fermato. Purtroppo in questa scena avrò delle difficoltà, infatti avevo il canale avanti e non sono riuscito in questo caso a raggiungere il cane perché il canale è pieno d'acqua e mi ha impedito di avvicinare. Quindi il beccacino si è alzato e non è venuto nell'inquadratura. Questa è un'inquadratura molto da distante, sono le 12.36, 12.38, io mi avvicino al cane e questa volta 12.38. Cerco di avvicinarmi al cane. Come vedete, dopo 2 minuti sto ancora molto distante dal cane. Questo vuol dire che al momento della ferma del cane io mi trovavo, ecco, in questo momento il beccacino è partito e io stavo ancora distante dal cane. 12.39. Questo è un cane che ha molta dimestichezza con l'acqua, infatti è un bravissimo nuotatore. Il cane cerca, in questo momento rallenta l'andatura e accenna a una guidata. Come al solito segue il cane da molto distante. Il cane guida, ecco, si è alzato avanti al cane il beccacino e questa volta il beccacino si è alzato ma lui non ha fermato. Queste riprese basse indicano l'ambiente, questo ambiente particolare dove sono avvenute tutte le azioni del cane. In questo stesso ambiente, pieno di melma, acqua, bisogna starsi attenti che molte volte si sprofonda in maniera considerevole, quindi bisogna camminare sempre facendo attenzione a dove si mettono i piedi. In questa ripresa, sempre partita da lontano, sono le 12.58, il cane, come si è visto dopo una, vedete, la scena è molto distante, il cane è in ferma a circa 200 metri da me, sono le 12.58. Anche questa volta non farò in tempo a raggiungere il cane perché il beccacino partirà e non riuscirò a prendere l'azione completamente. Il cane continua a cercare, come vedete è un cane molto attento. Con orgoglio posso dire che tantissimi cani in questo stesso ambiente hanno provato questa caccia al beccacino. E la maggior parte dei cani, anche cani molto esperti a beccaccio e quaglie, non hanno fatto vedere mai una ferma. Quindi io ritengo le azioni che si vedono in questa cassetta particolarmente valide perché molti cani, tantissimi cani hanno tentato fare le stesse cose, ma purtroppo il beccacino è un animale particolarmente difficile e vuole cani di grossissima esperienza che
che capiscono che devono camminare a un'andatura giusta, deve essere un'andatura generalmente, deve essere purtroppo molto lenta, perché il bagnato, la vegetazione fitta, il fango fa sì che molte volte questo animale diventa difficilissimo per la ferma, per farsi fermare. Lo stesso cane portato allo stesso posto in condizioni di forte vento molte volte ha fallito completamente e non ha fatto vedere molte volte nessuna ferma. In ogni caso, questo cane, considerato che in vita sua non gli è stato mai sparato un beccaccino, perché queste riprese sono sempre state fatte a caccia chiusa e per puro divertimento, considerando che non gli è stato mai sparato un beccaccino, è un cane che rivela una particolare attitudine, un'istintività verso questo animale che ha ricercato sempre con tantissima passione, ripeto, senza aver visto mai un beccaccino morto o sparato. Questa è una scena in cui si vede il cane immobile, cominciata verso le 17, sono le 17.04, in questo momento sono quasi a ridosso del cane, il cane ha perso l'animale. 17.05, è partita avanti a lui e lui in questo momento se ne accorta, lo segue e lo insegue. Questo era un animale che aveva fermato, poi che aveva perso non era riuscito a seguirlo, come capita tantissime volte a questi animali particolarmente difficili. Per arrivare un buon cane, per arrivare ai beccaccini, deve avere bisogno di tantissime qualità e ritengo deve mettere fuori tantissime doti, tra cui quella principale, la dote dell'intelligenza. Il cane a beccaccini deve sempre obbligatoriamente camminare controvento, variare tantissimo all'andatura, perché un animale che corre a beccaccini non farà mai niente di buono. Tante volte io, partendo da Bari, bastava vedere che ci stava vento forte, che ritornavo a casa, perché il beccaccino ha bisogno di poco vento, la cosiddetta brezza. Oltretutto è fondamentale nella caccia al beccaccino che il cane cacci sempre da solo, perché il cane che caccia da solo, il beccaccino è l'animale più difficile, ha bisogno di un cane particolarmente concentrato. Per il cane, per concentrarsi come si deve cacciare da solo. Questo stesso cane, cacciato con altri miei cani negli anni, mi ha sempre dimostrato che diventava niente, perché involontariamente si lasciava leggermente condizionare dagli altri cani che gli sfullavano i beccaccini avanti e, cambiando la sua andatura,
diventava particolarmente inefficiente. Questa è un'altra scena che si vede col cane in ferma da irlandese, ferma solida ma ferma dritta da irlandese. Vedete, tutte ferme da irlandese, sono le 15:55. Io mi avvicino al cane, tento l'avvicinamento al cane